Benvenuti a questo nuovo appuntamento di Passi di Salute, la trasmissione di Rete 7 che si occupa di medicina, di prevenzione, di stili di vita e quindi parliamo anche di corretto modo di alimentarci. Stiamo realizzando una serie di trasmissioni in collaborazione con l'associazione Cidos Piemonte. Che ricordo essere un'associazione dei tecnici ortopedici del Piemonte e della Valle d'Aosta per cercare di parlare un po' più nei dettagli di che cosa sono le ortesi, gli ausili e vediamo quanto questi strumenti eh, possono essere importanti per garantirci una qualità della vita migliore di quella che possiamo avere magari dopo un trauma, dopo un incidente o dopo conseguenze anche molto, molto gravi. Faremo questo, questa rapida uh, carrellata oggi uh, a proposito proprio di quelli che possono essere sempre gli ausili a carico dell'Arto Inferiore in compagnia di due tecnici ortopedici che ci sono venuti a trovare, che voglio ringraziare innanzitutto per essere qui con noi, abbiamo Paolo Forte da Savigliano, grazie molte per essere venuti e, e Gabriele Di Mariano che invece è tecnico ortopedico anche egli, sempre aderente a questa associazione di Torino. Allora, io chiederei al dottor Forte, perché già abbiamo avuto modo nella precedente trasmissione di ribadire eh, la figura del tecnico ortopedico che è un laureato, no? ecco, di ribadire ancora una volta eh, le, man le mansioni, i compiti del tecnico ortopedico. Buonasera. Innanzitutto il tecnico ortopedico è una figura sanitaria che, si, ehm, che occupa uno spazio nell'ambito totale sanitario. Della, per, della progettazione e della costruzione del, dell'ausilio ortopedico, prevalentemente dell'apparato locomotorio, quindi ci, ci occupiamo della progettazione, della costruzione e della messa in opera del prodotto stesso. Ovviamente ci avvaliamo ehm, di laboratori eh, e di eh, situazioni tali che ci permettono di poter dare il meglio al, al paziente. Eh, per, poter, per poter essere un tecnico ortopedico... Oggi bisogna essere laureati, uh, solitamente il diploma di laurea uh, viene, uh, ci, sono del, ci sono delle università al quale ci si può accedere, quale quella di Pavia, quella di Milano, quella di, di Genova. Genova sì. E quindi questo, il, primo, diciamo, il primo approccio è poi quello. Dopodiché poi ovviamente dopo essere stati abilitati e quindi con un diploma di laurea si può tranquillamente poter operare in strutture e in officine ortopediche. Quindi praticamente eh, tutte le vostre eh, i vostri centri dove naturalmente si fa l'incontro con il paziente e cliente prevedono eh, necessariamente anche una officina dove viene fatto tutto questo studio. Allora noi oggi eh, trattiamo un tema abbastanza delicato, abbastanza importante ma cercheremo grazie a voi di far capire come grazie al vostro intervento una grave menomazione quale potrebbe colpire un arto inferiore eh, possa essere meno penalizzante nella qualità della vita delle, delle persone affette. E parliamo quindi di problemi legati all'amputazione. Quindi io chiederei eh, intanto di capire m, dalla vostra esperienza soprattutto quali sono le principali cause di amputazione all'arto inferiore. Ecco, allora, le cause principali sono solitamente di natura vascolare, eh, quindi legate prevalentemente al, al sistema circolatorio. Questo mh, purtroppo permette una, cioè, fa sì che ci siano una, una delle gravi, delle gravi uh, situazioni di, uh, di occlusioni arteriose, e portano ad avere delle, 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 drombosi, diciamo, delle trombosi, diciamo. Ecco. trombosi, ecco. che portano, delle, delle vere cioè, portano poi all'amputazione dell'arto. Altra situazione, altra situazione che può portare all'amputazione è di natura traumatica, ah, di natura eh. traumatica quindi solitamente certo, sono certo. legati a incidenti stradali, a situazioni belliche purtroppo sì. e, e anche a situazioni di natura uh, uh, di incidenti domestici. Se ne parla poco però esatto, è una grossa fetta. Ritornando a quello vascolare eh, è l'incidenza più alta in quanto... E di natura solitamente geriatrica, quindi sono persone già di un'età un avanzata e porta ad avere proprio questo tipo, questo tipo di problemi. Diabetici, magari. Diabetici, diabetici vasculopatie. Ecco. E questo porta. Malattie un in gravi, eh, in, grande, in grande aumento. Esattamente. esattamente. Quindi eh, il, diciamo, il paziente-cliente che ha subito per una di queste cause che abbiamo visto. L'amputazione di tutto, di parte dell'arto inferiore perché può colpire il piede, la gamba. Esattamente, solitamente l'amputazione eh. può, può essere appunto del, del piede, della gamba e quindi del femore. Eh. Eh, solitamente sono proprio le tre, le, diciamo, le, i tre tipi di amputazioni, eh, creando anche una, una situazione invalidante molto, molto grave. Ecco, immagino, eh, mi riferisco al dottor Di Mariano, che questo tipo di amputazione. Incida anche eh, oltre che sulla qualità della vita, perché magari ci sono dei problemi a continuare a svolgere l'attività lavorativa che uno prima eh, svolgeva, parlo soprattutto di gente, persone giovani che hanno subito una mutazione per un trauma, per un incidente, per una cosa, ecco gli effetti psicologici. Eh, questi li valutate anche? Immagino, certo. Il nostro obiettivo principale è quello del reinserimento della persona amputata sia in ambito sociale che in ambito familiare soprattutto. Mm, la perdita di un arto è qualcosa di drammatico che difficilmente si può superare. Oggi siamo abituati a vedere dei grossi campioni che hanno prestazioni incredibili ma mm, tutto non, non è come prima e qualcosa certo. è cambiato certo, perché certo. Comunque, comunque sia... Irreversibile. Assolutamente. La tecnologia ci offre, come vedremo dopo, delle, delle, degli spunti veramente incredibili per poter affrontare alcune, alcune realtà in un modo particolare come quello della, del, dello sport ad esempio. Ma il trauma psicologico è qualcosa che è difficilmente superabile perché oggi viviamo in una società che forse guarda più ai contenuti estetici che quelli, quelli reali e, e non soltanto per una questione estetica, è importante che il tecnico ortopedico abbia un rapporto di empatia, di uno stretto rapporto con il paziente, non dobbiamo limitarci soltanto alla costruzione del manufatto ma dobbiamo comunque creare e fare capire al paziente che il rapporto, il rapporto è un rapporto da, mh, da poter proseguire insieme e che deve avere chiaramente una lunga durata, una, una delle cose che faccio presso la mia azienda che organizzo è, ad esempio, quella di, di fare degli incontri con dei portatori di protesi, quindi con delle persone che utilizzano già la protesi, perché l'approccio che si ha con una persona che ha il tuo stesso problema, chiaramente, ti potrà dare delle informazioni che un tecnico, nonostante l'esperienza lavorativa, non ti potrà mai trasmettere. E questa cosa, diciamo, mh, funziona. Aiuta, a, ad sì. accettare, a, aiuta ad accettare questa menomazione. Certo. Naturalmente, eh, chiedo sempre a lei, eh, la tecnologia... Per quanto riguarda la produzione di queste protesi è molto cambiata, si sarà aggiornata e naturalmente abbiamo anche visto prima la foto di questo eh, grande eh, campione eh, un po' caduto in disgrazia per sì. fatti che esulano dallo sport. Eh, naturalmente questo riguarda anche il fatto che negli sport competitivi, addirittura a livello olimpico, oggi eh, pazienti che abbiano subito un'amputazione di una parte o dell'arto inferiore completo, tornano a gareggiare. Quindi, addirittura si sono formate delle protesi specifiche per il mondo dello sport. Però, prima un passo in indietro. Parliamo adesso della tecnologia sì. attuale delle protesi, poi vediamo anche come finisce la loro applicazione nello sport. La tecnologia è avanzatissima perché con l'introduzione dell'elettronica nel campo delle protesi abbiamo permesso alla persona amputata di avere un controllo totale della protesi. Qual era il problema fino a poco tempo fa? Le articolazioni meccaniche degli ginocchio, nel caso la, ci fosse l'asportazione del ginocchio, non consentiva, nonostante appunto, ehm, come detto precedentemente, un buon controllo, ma grazie ai sistemi computerizzati inseriti nel ginocchio elettronico che vediamo in questo momento durante... Fantastica, una camminata sì, quasi normale. Assolutamente, ecco. questo ginocchio ha un, un microchip e viene controllato in modo elettronico da sensori che riescono, pensate, a capire... Qual è lo stato di appoggio della protesi? Quindi nel caso fosse sul tallone la protesi acquista sicurezza. Quando è sull'avampiede significa che inizia la fase di oscillazione, quindi certo. il ginocchio certo. si libera. Pensate che il processore interno esegue qualcosa come 100 controlli ogni 1,2 secondi per capire in che posizione di appoggio è, sia il piede l'angolo la, di flessione è una protesi con la quale in pratica è quasi impossibile cadere anche inciampando c'è un buon controllo per farvi capire il livello di sicurezza di una protesi di questo tipo vi racconto che un nostro amico e paziente ha portato la sua neonata in braccio scendendo le scale non usando il mancorrente ah, penso però. che sia abbastanza significativo quindi la tecnica è così e poi dicevamo questo, questo grande avanzamento della tecnica dell'elettronica applicata alle protesi ha permesso anche la, il confezionamento di protesi per chi fa attività sportiva, per chi corre. No? Esatto, è ecco. qualcosa che ci è arrivato dagli Stati Uniti, perché fino a qualche anno fa la massima ambizione di un amputato nel nostro paese era quella di fare una vita normale, lavorativa, in Tornare ambito camminare, insomma. Ecco, un... gli americani, un veterano del Vietnam ha scoperto un sistema elementare, tutto facile una volta che viene scoperto, ma una balestra in fibra di carbonio che immagazzina l'energia durante la fase di carico e la restituisce durante la spinta. Come questa in, più o meno. Esatto. Ecco, in poche ecco. parole sono delle molle in fibra di carbonio. Ed è una cosa molto importante che la riabilitazione di un amputato sia totale e sia anche in ambito sportivo, certo. perché tenete conto che il 90% degli amputati traumatici sono ragazzi giovani che hanno avuto incidenti Purtroppo di solito sono incidenti motociclistici, ma sono ragazzi e persone che vogliono tornare e a fare Ricordiamo esportiva. tutti Zanardi, che grande campione no, che adesso guida le, le autovetture di Formula. Esatto. Eh. Anche se in questo caso purtroppo sono incidenti motociclistici, perché di solito sono impatti laterali con vetture ecco. o, o frontali. E purtroppo gli arti inferiori sono molto, molto esposti a questo tipo di trauma. Quindi abbiamo capito come in sostanza oggi. Il vostro lavoro, eccolo qui Alex Zanardi, grande campione non solo di tante discipline sportive, ehm, lui, il, il vostro compito di tecnici ortopedici va molto al di là di quello che ci si può aspettare, cioè non è solamente uno studio, per carità, fondamentale della meccanica articolare piuttosto che della, anche estetica, perché poi immagino che ci certo. sia anche attenzione certo. al colore della, della, proprio per farla sembrare... Praticamente sì. identica all'altra all gamba, proprio quello che diceva lei: sì. l'estate, vai al mare, tutti che ti guardano perché c'hai una protesi. È, è facile dire non guardare, ma insomma, poi invece certo. guardano tutti. Allora, Se mi consente vorrei dire certo. una cosa: noi preconfezioniamo protesi per ogni tipo di esigenza, ah, quindi ecco. esistono protesi da bagno, protesi nate per fare jogging, protesi ah, nate per correre, protesi nate per, addirittura per scalare anche le montagne, ogni protesi viene costruita e confezionata appunto in base all'esigenza del paziente, mentre sull'estetica eh, l'Italia insieme alla Spagna ed altri paesi latinoamericani Cura molto l'estetica, ma certo. se avete notato invece nei paesi anglosassoni l'estetica alla protesi non viene nemmeno applicata, si certo. vengono lasciate in pratica Così, con quei tubi. Nuda, perché ecco. è una questione di cultura. Diciamo che non, non si guarda molto l'estetica. Invece in Italia si riescono a ricostruire grazie a tecniche come il Silicone eh, riproduzioni alla perfezione dell'arto mancante. Questo è fantastico, anche esatto. perché un altro motivo di non deprimere ul ulteriormente l'umore di queste persone che hanno già subito uno shock. Molto grave. Il vostro lavoro eh, lo chiedo al dottor Forte: attualmente fa parte di un team multidisciplinare. Certo. Eh, come si era parlato prima eh, col dottor Aiello e col dottor Perlo, eh, la, voi lavorate all'interno eh, in collaborazione con fisiatri, ortopedici, fisioterapisti? Ecco, come si compone questo team multidisciplinare? Allora, il team multidisciplinare è fondamentale per la riuscita del progetto riabilitativo, proprio partendo dal, da un fattore psicologico. Sì. Quindi, cioè, la, figura, la figura sanitaria viene vista nel, in, nella, nella totalità del, del, del sanitario stesso. Quindi, avremmo inizialmente eh, la, tutti, tutti gli infermieri. La parte, tutta la parte infermieristica... Perché voi intervenite già in ospedale? Esattamente, proprio il team nasce dal momento, momento dell'amputazione. Il giorno dopo l'amputazione il paziente viene visto, medicato e bendato quotidianamente <coughs> al fine proprio di trovare la soluzione migliore per il moncone. Successivamente il, il, chirurgo, con il, successivamente il chirurgo e il fisioterapista di reparto, inizieranno un, uh, un percorso per fare in modo che il paziente amputato venga messo in piedi il prima possibile. Certo. Questo significa ha anche un effetto psicologico importantissimo per il paziente. Ritornare in stazione retta è, è, la, è la prima fase per, per un amputato. Il moncone dovrà avere i bordi molto cor corretti, Esistono la cicatrice... Esistono delle protesi, come ha spiegato ecco. il mio collega, ci sono delle protesi provvisorie che vengono fatte in pochissimo, in bravissimo tempo, dopodiché uh, c'è la fase, la fase proprio riabilitativa e lì c'è di nuovo la palestra, c'è la, la progettazione della protesi con il fisioterapista, con il fisiatra, la figura Capito. del fisiatra è importantissima perché di là l'obiettivo della riuscita è proprio questo team, in modo che insieme si trova, si entra in empatia con il paziente perché... Psicologicamente rimane devastato, quindi bisogna ricostruire certo. un attimino, rimotivarlo, rimotivarlo e, e insieme si trova quella che può essere la soluzione ideale per quel tipo, per quel tipo di periodo, che è legato a tutta la fase riabilitativa, quindi dalla convalescenza alla riabilitazione, e quindi un percorso che non, 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 si, non, fer, non si fermerà più. Perché poi verrà visto in funzione del tipo di professione dell'amputato stesso. Quindi, se è una persona anziana, si cercherà di, di farlo camminare, di fargli prendere diciamo, una, una vita normale. normale certo. Se invece e come stava dicendo ripeto, il collega, un ragazzo giovane, quindi bisogna dargli potenzialmente tutte le opportunità, quindi professionali, sportive certo. eh, e, di, e, di e prevalentemente sociali, perché poi questo. L'obiettivo si raggiunge solamente se l'intero team collabora e interagisce, e interagisce. Facendo questo tutto può essere fatto e può, e può avere un ottimo risultato. Ecco, perché naturalmente eh, è, è delicata, eh, molto delicata la questione. Eh, oggi abbiamo raggiunto, mi pare, già un livello molto avanzato. Lo vediamo anche qui nelle immagini di... Eh, ortopedia di tecnico ortopedico applicato all'amputazione dell'arto e abbiamo capito come l'elettronica e la computerizzazione ci ha permesso di quasi di tornare ad una vita normale o molto vicina al normale, si guida di nuovo la macchina, si può camminare, sembrano sciocchezze, gli americani direbbero si può di nuovo tagliare il prato di casa perché per loro certo. è fondamentale tagliare il prato di casa, ma quali sono, dottor Di Mariano, le prospettive per il futuro? Le prospettive sono difficilmente immaginabili. Mm, il ginocchio elettronico è entrato, è stato posto sul mercato nel 1997. Se un paio di anni precedenti, al 1997, avessimo ipotizzato un ginocchio con queste caratteristiche, ci avrebbero presi e rinchiusi tutti quanti in manicomio. Eh. Nuovi processori, nuove tecnologie, mh, si riescono a miniaturizzare questi motori applicati all'interno del ginocchio e possiamo, possiamo ripetere ciò che io ripeto ai miei pazienti, eh, siete fortunati il primo sguardo, eh? Dico, siamo fortunati perché abbiamo un problema di questo tipo. No, siete fortunati perché in, avete avuto questo problema in questo particolare momento, momento. storico. Certo. Tenga conto una piccola curiosità, una protesi negli anni 70 pesava intorno agli 8, 9, 10 kg, oggi grazie all'impiego di fibre di carbonio, titanio e kevlar una protesi pesa intorno ai 2,5-3 kg. L'elettronica sicuramente sta facendo dei passi da gigante, i risultati sono incoraggianti, le frontiere sono l'osteointegrazione, qui ossia un attacco diretto della protesi ad esempio sul femore, sul, sul moncone osseo, sia nelle amputazioni sopra di ginocchio che sotto il ginocchio, per quanto riguarda le protesi che hanno, mh, vengono comandate da, 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 da contrazioni muscolari, eh, si sta ipotizzando di applicare, di impiantare so dei sensori, degli amplificatori di segnale sottocutanei per riuscire a comandare poi il movimento delle protesi. E il futuro sarà sicuramente migliore per queste persone, però vede, mh, mi deve consentire eh, questa, questa riflessione. È un'epoca in cui vogliamo eh, veramente stupire tutti con gli effetti speciali. Ricordiamoci bene che nulla potrà mai sostituire un arto artificiale e non è che con una bruna protesi, un'ottima protesi da corsa si riescano ad ottenere risultati incredibili in campo o in ambito sportivo. Eh, se chi non aveva una protesi prima... E non faceva sport, adesso una protesi ed anche una protesi sportiva non avrà mai risultati di un grande campione. È tutto legato a una serie di fattori ehm, predisponenti, allenamento e volontà di poter correre o di poter fare. Diciamo che le protesi hanno raggiunto un ottimo livello e consentono alle persone di poter svolgere una vita, come detto prima, mh, quasi normale. C'è un momento in cui però questa protesi la togli e quel momento, il momento certo, in cui togli la protesi, certo. torna tutto come prima. Però siamo, siamo speranzosi e fiduciosi per un futuro migliore per queste persone che purtroppo sono state meno fortunate di noi. Ecco, voi eh, addestrate il paziente eh, all'utilizzo eh, all di queste protesi, non solo all'accettazione prima ma proprio all'utilizzo di queste protesi e naturalmente esisterà anche una sorta di ginnastica di potenziamento muscolare selettivo per cercare di ottimizzare il funzionamento. Ma queste protesi quanto durano? L'abbiamo già chiesto prima per i busti e le ortesi. Si lavano prima di tutto? Eh, quanto si devono eh, ogni quanto bisogna cambiarle, bisogna aggiornarle, bisogna rifarle? Qual è la durata media di una protesi per un arto inferiore? La durata di una protesi, anzi torno un attimo indietro, per quanto riguarda l'addestramento tecnico ortopedico non soltanto deve confezionare la protesi ma deve dare i fondamenti iniziali certo. sull'utilizzo, deve spiegare sia al paziente sia al fisioterapista, alla persona che si occuperà della riabilitazione, il funzionamento e la tipologia del ginocchio ad esempio. Le protesi hanno dei sistemi di manutenzione un po' che rispecchiano quelli delle autovetture, bisogna fare dei tagliandi, una protesi... Un gioco elettronico siamo riusciti anche a farlo funzionare per una decina d'anni. Il problema, sa quale, è, è che tutto oggi diventa vecchio, molto velocemente. Ciò che è, è di altamento tecnologico oggi, tra qualche anno non lo sarà più. È difficil, difficilmente oggi si, si mantengono queste articolazioni super eh, tecnologiche per un, un periodo che è super ai 5-6 anni perché l'innovazione tecnologica è così, è così veloce che tutto purtroppo diventa vecchio, purtroppo da una parte e bene dall'altra, diventa vecchio e obsoleto nel giro di un tempo abbastanza breve. Questo da un punto di vista vabbè, della, della modernità, arriva il nuovo modello, vuoi il nuovo modello, quell'altro si va, però di per sé una, una protesi, Può anche durare una decina d'anni perché immagino abbia anche dei costi una protesi. Assolutamente, del la protesi e le protesi che vengono utilizzate oggi, già dagli anni, metà, metà degli anni 60, sono delle protesi modulari, quindi sono delle protesi che hanno degli elementi che si possono connettere. Ah. C'è la grossa opportunità di poter sostituire alcune parti, ah, cioè a pezzi, quelli, quindi, assolutamente, eh. la parte superiore che si chiama invasatura, che accoglie la parte del moncone amputato, la parte del ginocchio, la parte del piede o il tubo tibiale ad esempio. C'è la possibilità di poter manutenzionare nell'arco del tempo ogni singola parte della Quindi protesi. Quindi non è detto che la devi cambiare tutta? No. un pezzo. Possiamo perché... aggiornarla addirittura, possiamo eh, cambiare alcuni componenti. Le protesi si lavano? Si possono lavare, si devono lavare, ci sono dei prodotti molto semplici perché le cuffie, che sono le parti che vanno a diretto contatto del moncone, che possono essere di stirene eh, o di silicone o di, di uretano, eh, si possono lavare semplicemente con dei saponi antibatterici senza senza alcun problema. Una piccola curiosità, cosa che non si fa, ci sono pazienti che si sono sposati, che hanno, sono andati in viaggio di nozze e hanno indossato la protesi in modo consecutivo, ma non è consigliabile farlo per più di 36 ore, immaginate. I materiali non danno problemi di allergia, quindi eh, la protesi oggi consente veramente di poter essere indossata per un lungo periodo ma non si fa di solito. No, ecco diciamo che quindi è consigliabile quando poi vai a casa la sera, ecco, la togli anche esatto. se magari cioè, ti sei un po' affezionato a questa certo, gamba, certo. ti è tornata la sensazione di avere finalmente di nuovo eh, la tua gamba che eh, magari hai perso. Allora io cercherei di capire, adesso col dottor Forte, siamo più o meno verso la chiusura della nostra trasmissione, eh, come si fa, l'abbiamo già chiesto a proposito dei busti e delle ortesi, a ottenere, se si può, certo. eh, la fornitura di, queste, di questi ausili con il Servizio Sanitario Nazionale. Allora, la, eh, per poter avere la fornitura, è una procedura, eh, diciamo, ormai standard, in quanto si fa una. innanzitutto, si vede l'esigenza del, de, de, della protesi stessa. Dopodiché, si, si, ci si, va dal, <coughs> si, si richiede una visita fisiatrica. Specialistica, dove con, concordando con il, il fisiatra e con un con un preventivo fatto dal proprio tecnico di fiducia, quindi la propria, propria officina, si appunto si va dal, dal, dal fisiatra e si, esistono dei moduli eh, che vengono portati nell'ufficio nell protesico della, del, della città di, di residenza, al quale poi verranno poi compilati successivamente, l'ufficio protesico. Ehm, Valutando, valutando la prescrizione, valutando il, il preventivo fatto dall'officina ortopedica in funzione anche dell'esigenza dell'utente dell stesso, si insieme eh, si fa di nuovo una valutazione per poter avere un'autorizzazione all'acquisto, alla sostituzione o alla, come dicevamo prima, ad una riparazione eh, di un semplice modulo della protesi stessa. Quindi diciamo la procedura e il servizio sanitario nazionale che provvederà, se l'utente ha, ha i requisiti, per poter fare la fornitura in modo gratuito. Sì, il dottor Di la Mariano voleva aggiungere esatto. qualcosa. Sì. Eh. Eh, oggi abbiamo parlato di, di tecnologia, abbiamo parlato di, di protesi a controllo elettronico, di un futuro meraviglioso, purtroppo c'è una nota dolente nel nostro paese. Eh. <ride> Questa nota dolente si chiama nomenclatore tariffario <ride> ed è, documento, è, è il documento, il 332 del 1999. No... Scusa, è sì. stato proprio provocatore perché volevamo entrare in merito a questo <ride> tipo di argomento. Perfetto, certo. 99 perché è l'anno in cui questo nomenclatore è stato emesso. Mm, la tecnologia delle protesi è ferma al 1995. Ah, in contrasto con tutto quello che abbiamo detto aggiornamenti rapidi. Sì, sì. assolutamente i prezzi delle protesi sono stati dal 99 al 2004 sono stati aggiornati del circa il 9% è eh, triste dire questa cosa perché tutto ciò che avete, di cui avete sentito parlare avete visto nelle immagini di, di altamente tecnologico non è assolutamente ponibile da parte del, del servizio sanitario mentre chi ha la possibilità economica potrà accedere a queste tecnologie al momento questo non è possibile eh, un po' di amaro perché credo che la medicina debba migliorare i prodotti, l'efficacia anche perché che abbiano un certo costo e, e quindi non tutti se lo possono permettere, assolutamente ecco. no eh. tenga conto che comunque i farmaci vengono aggiornati per quanto riguarda eh, l'efficacia, sarebbe giusto anche che ciò accadesse per quanto riguarda le protesi per il semplice motivo che, ripeto, mh, vediamo nell'arco di questi anni di quante siano cambiate le esigenze e le richieste da parte di chi vive un dramma di questo tipo. Mh, torno a ripetere, non dimentichiamo che molti pazienti sono in età giovanile. Certo. Iniziamo con le protesi, in poche parole, dai 2 anni fino ai 95. La fascia, la fascia che va dai 18 ai 30 anni è abbastanza elevata, sarebbe opportuno... Eh, dare a tutti quanti la stessa possibilità. E nel caso in cui eh, ci siano questi, queste protesi presenti al, nel tarifario, nel nomenclatore, la solita procedura, commissione medico-legale, che deve valutare se c'è un grado di invalidità tale per cui il paziente raggiunge quella percentuale del 75% che gli dà diritto ad avere, in quanto invalido, la prescrizione di un ortopedico o di un fisiatra dell'ASL e a conseguenza di questo poter avere la fornitura gratuita. Io voglio ringraziare i nostri eh, ospiti, i miei ospiti che sono venuti a spiegarci un tema molto delicato, ma ritengo molto importante per la qualità della nostra vita, che sono il dottor Paolo Forte, grazie molte dottore, grazie e il dottor Gabriele Di Mariano, entrambi tecnici ortopedici, molte grazie esatto, dottore, che sono stati veramente molto bravi e molto chiari nello spiegarci come oggi eh, un'amputazione può essere anche superata, grazie alla loro bravura, alla loro preparazione, perché... Il tecnico ortopedico, lo ripeto ancora una volta, è una figura professionale di un laureato no? che eh, appunto si forma proprio per cercare di rispondere a queste esigenze. Noi torneremo anche nelle prossime eh, puntate di Passi di Salute a parlare di ausili, a parlare di queste, questi aiuti fondamentali che la medicina ortopedica e la, i tecnici ortopedici riescono a dare per migliorare, per garantirci una qualità di vita superiore. Ringrazio naturalmente la CIDOS, l'Associazione dei tecnici ortopedici del Piemonte e della Valle d'Aosta, che ci ha permesso di poter avere degli ospiti così qualificati e degli argomenti così aggiornati per poter entrare un po' più in modo approfondito su queste tematiche. Quindi il nostro appuntamento è ovviamente sempre eh, il venerdì e sempre quindi alla prossima puntata da tutti voi e dalla redazione naturalmente di Ecografi una buon venuti e un arrivederci. Adesso.